E allora che cosa propriamente vuol dire applicare la linea? Ma ogni volta che la si applica in realtà la si interpreta, la si muta. Per cui se io faccio un congresso, stabilisco la linea e delego ad altri poi di applicarla, in realtà delego altri a fare la linea, perché la linea non sta nella formulazione astratta, ma sta nell'applicazione reale, perché questa applicazione reale la muta. Ci sono sempre delle scelte da fare. E allora quando io ho delegato altri ad applicare la linea, vuol dire che io ho rinunciato a stabilire qual è la linea. E allora ovviamente un partito burocratizzato non ha attività nelle sezioni, per forza. Perché in realtà che è successo? È successo che con la scusa abbiamo stabilito la linea, in generale, poi gli altri la applicheranno. Ma quello è il momento in cui la linea veramente vive. E quello è stato delegato, quindi ovviamente il compagno ci ha aiutato. Sarà sicuro che dico da un lato e dall'altro lato dico c'è la passiva. Ora, quindi si potrebbe dire questo, per esempio. Intanto esiste un senso per cui quella regola di fondo, di vinto, cioè la condizione stessa per poter ragionare, vivere, operare, eccetera, quella in realtà non è una cosa di cui si possa ragionare, perché ragionare significa applicarla. Qui si potrebbe fare una analogia interessante, ma c'è un paragrafo dell'Enciclopedia di Hegel in cui Hegel critica Kant, perché Kant avrebbe preteso di stabilire quali sono le condizioni del conoscere prima di applicarsi nella conoscenza. Cioè, in sostanza, Kant direbbe, allora, prima di cominciare a studiare qualche cosa, stabiliamo quali sono le condizioni per conoscere. E queste condizioni formali, a priori, eccetera, dell'intelletto come la mente. E Hegel gli dice, questo non ha senso, perché stabilire le condizioni formali del conoscere significa conoscere il conoscere, quindi in realtà tu stai applicando il conoscere, cioè non è possibile appunto parlare delle condizioni formali, si tratta di applicarle, cioè mettiti a conoscere e vediamo che vuol dire conoscere. Appunto, le regole di fondo non si dicono, si mostrano da un lato. Dall'altro lato le regole si interpretano, cioè si devono adeguare alle situazioni e quindi si modificano. Ed è un po' come la faccenda della fisica faccia cinese. Quando dico faccia cinese pensiamo alla regola di fondo. Allora, mostrando le varie fotografie di uomini cinesi, è come se io mostrassi le varie applicazioni della regola. Siccome di questa regola non si può parlare, come non si può dire qual è la tipica faccia di noi, come si mostra la regola? Applicandola, mostrandone varie applicazioni, così come si mostrano varie fotografie. E allora voi capite che qui il ritmo del pensiero è un ritmo, come dire, continuo, non c'è un limite. Non ci sono quei principi che chiudono. Perché i principi io li vedo attraverso le applicazioni. Dal punto di vista nostro questo è importante, perché appunto quello che dice questi sono i principi del marxismo è una cosa imbrogliante. I principi del marxismo stanno nella loro applicazione, stanno nel fare il marxismo. Fermiamoci qui o almeno un attimo, vediamo, cercare di avere un giro di interventi, domande, eccetera, per eventualmente arrivare avanti. Non ho capito.
dei principi del marxismo esistono nella pratica, l'esperienza dove una condizione del cielo. Tu hai perfettamente ragione. Se quando dici il marxismo non esiste, vuoi dire non esiste un sistema definito e descrivibile che corrisponde al nome marxismo, e questo vuol dire perfettamente ragione, non esiste. Come non esiste in questo senso il leninismo, sì, no? Hai perfettamente ragione. Infatti il problema è quello che ognuno di noi ha un compito di cui farsi carico, e il marxismo sta nel nostro farci carico di certi compiti. Per questo ogni volta che il movimento operaio comunista si è burocratizzato, c'è stato qualcuno che ha scritto questi voti vicini al marxismo, perché ti ha tolto il compito tuo, che si è sentito a te, e si è inventato una mummia, questo è il marxismo. Ma questa è la mummificazione. Hai perfettamente ragione. No, ma io qui non ho capito bene la faccenda dei principi. Per esempio, non è per fare il dogmatico, ma per esempio Marx individua alcuni rapporti fondamentali del sistema capitalistico di produzione che sono validi all'epoca di Marx, erano validi prima e sono validi oggi, con tutte le trasformazioni politiche, eccetera. Questi sono principi che sono validi, intanto che c'è quel sistema capitalista. Tu hai detto sono validi. Sì. Non ci puoi niente dire. Tu stai dicendo che se noi facciamo un'analisi della società capitalistica, vengono fuori certe caratteristiche di fondo oggi. Qui c'erano anche a metà della società. Hai ragione. Hai ragione. Tutte ci sono principi. I principi vuol dire un'affermazione che è vera al di là di ogni verificazione. È vera come presupposto lì, è sottratta al confronto. Allora il principio non dice. La religione. Tranne che nella religione. Esatto. Dove si fa finta che esistano. E infatti chi parla dei principi deve inevitabilmente avere un papa. Guarda, ce l'abbiamo avuta anche noi, quando si diceva il segretario del partito è il più grande marxista, si faceva un discorso di questo genere. È talmente vero che non ci sono i marxisti che tu devi indicare una persona, guardi i principi quali sono, lo dice lui. Se esistessero non ci sarebbe bisogno di chi li dice, no? Guarda, è vero, il motivo di fondo della critica di Hegel lo si ricava non in quel paragrafo dell'enciclopedia, ma in un altro testo. E cioè, in definitiva, Kant che cosa fa? Si mette sul piano dei principi, in certo senso. Cioè, Kant analizza il pensare e descrive le caratteristiche del pensare, individuando alcune parti, alcune sue componenti che hanno origini interne e altre che hanno origini all'esterno. No? Ma Hegel gli fa questo discorso. Se tu fai dell'oggetto del pensiero un oggetto, succede come quando tu descrivi una certa cosa, questa cosa ha queste qualità. Allora succede che le caratteristiche del pensiero vengono irrigidite, mentre invece la caratteristica del pensiero è contro i principi, è un dinamismo continuo. Ecco perché non sono dei